Sicurezza degli operatori delle forze di polizia, ma anche sicurezza partecipata, realizzata cioè con il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile. Il nuovo sindacato Carabinieri, il sindacato autonomo di polizia e l'UGL si sono dati appuntamento a Roma per fare il punto. Tanti i temi sul tavolo, dalla riforma della polizia locale, passando per il cyberbullismo, le attrezzature in dotazione e libera vendita, fino all'aspetto psicologico del post-intervento. Un seminario di grande interesse, quello organizzato dall'UGL e dal nuovo sindacato Carabinieri a Roma, un seminario sulla sicurezza degli operatori delle forze di polizia, a cui ho avuto modo di partecipare come rappresentante del sindacato autonomo di polizia, del SAP, con un cameo che riguardava l'uso delle armi proprie o improprie nella legittima difesa domiciliare. Credo che siano emersi molti temi di grande interesse per gli operatori di settore, dalla riforma della polizia locale, agli aspetti psicologici del post-intervento. Sono stati affrontati questioni delicate come il cyberbullismo e l'importanza dell'uso della tecnologia. Sono state viste appunto della tecnologia diversi strumenti che sono oggi un aiuto importante, un supporto importante alle indagini, quali le webcam, ma anche i droni. Si è spaziato su diversi argomenti e diversi temi che penso abbiano catturato l'attenzione di chi ogni giorno è dedito all'attività di sicurezza. Per la prima volta ci siamo cimentati in questo argomento e sperando di essere stati utili a tutto il personale, perché oggi sono stati trattati proprio gli argomenti per quanto riguarda la sicurezza. Ma oltre a quello ci sono stati esperti che hanno mostrato quali sono il loro operato, quali sono gli strumenti per migliorare la vivibilità all'interno di questo comparto. Importante anche è stato il contributo della psicologa. Perché? Perché come UGL sempre più siamo rivolti a aiutare i lavoratori nel loro comparto e anche lì la psicologa ci ha illustrato quali sono il disagio di questi operatori. Come UGL cercheremo di, e insieme a questo strumento, di aiutare questi lavoratori.